Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. I nostri peccati. Quindi anche oggi mi trovo a scambiare con voi qualche chiacchiera, che non è una chiacchiera ovviamente, ma è un discorso familiare, questo significa la parola omelia. Discorso familiare intorno alla parola di Dio, intorno a quello che la parola di Dio vuole dire innanzitutto al mio cuore e dal mio cuore al cuore di ciascuno di voi. Gesù era avviato verso Gerusalemme e noi sappiamo bene che a Gerusalemme succede una cosa molto triste della vita di Gesù. Gesù viene catturato, viene punito, viene ucciso. E in questa salita a Gerusalemme, che in un altro luogo del Vangelo ci viene detto Gesù fa col volto duro, diciamo, potremmo usare un'espressione moderna, una figura moderna, a muso duro. Perché? Perché sa che deve caricare tutta la sua forza per affrontare l'ora più buia. In questa salita fatta a muso duro, attorno a Gesù ci sono degli amici che non lo comprendono fino in fondo. Vedete, questo Vangelo è una delle diverse occasioni in cui Gesù non viene capito dai suoi amici. E sono sicuro che mentre mi state ascoltando, parecchi di voi dicono: pure io ho intorno a me persone che non mi capiscono. Possono essere gli amici, qualcuno può in questo momento pensare anche alla propria moglie, al proprio marito, no? Quanti coniugi non si sentono capiti dal coniuge o dai propri figli? Ebbene, Gesù trova un escamotage per rendersi più comprensibile. Non perché lui prima non lo era stato, ma è come se lui facesse ancora una volta un'opera di abbassamento verso la comprensione di chi lo ascolta. E Gesù fa sempre così. In realtà lo fa anche con me e con te. Nel senso che quante volte noi avremmo dovuto capire ciò che Gesù ci chiedeva, non l'abbiamo capito, e Gesù al posto di abbandonarci o di dire vabbè con te non voglio avere più niente a che fare, si è convertito lui a noi, lo fa ancora una volta e si mette a spiegare. Perché? La domanda che gli viene fatta qual è? Innanzitutto attraverso gli apostoli lo chiedono attraverso la madre, no? Di Giacomo e Giovanni, queste mamme, doveva essere un po' napoletana questa mamma probabilmente, perché cercava a tutti i costi di accaparrare un posto d'onore ai propri figli, no? E qual è la domanda che fanno a Gesù? Quella di regnare con lui. Beh, qua è grave secondo me la cosa nel cuore di Gesù, perché in quel momento Gesù dice: io sto andando a morte, lo capite?
perché pensate a un posto di prestigio mentre io vi sto dando il posto migliore, vi sto aprendo le porte del paradiso? Ecco, questa madre chiede questo, e poi la richiesta viene rafforzata anche dai figli, ma Gesù si mette là e spiega. Perché spiega? Perché Gesù ci vuole salvi. Ecco, Dio non gode della nostra rovina, lo dice anche il profeta Isaia. Il Signore non gode della morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva. Dio vuole questo da noi. Vedete, anche in questo momento io penso che Gesù sta salendo il Calvario insieme a noi. E mentre noi a volte ce la prendiamo un po' con Lui, no? C'è un mondo intero in questo momento che imprega contro Dio, al posto di allearsi con Dio, Gesù sta dicendo: guardate che voi state bevendo lo stesso calice che ho bevuto io, ma riceverete la gloria. E allora in questo momento di salita del Calvario, di salita del monte, che è mondiale, che è collettivo, noi al posto di chiedere a Gesù un posto d'onore, al posto di concentrarci sulle nostre incomprensioni, al posto di sentirci pure noi, diciamo, un po' calimero, no? In questo momento, chiediamo a Gesù la cosa giusta. Qual è la cosa giusta? Gesù, sali il monte insieme a me. Gesù, stammi accanto. Gesù, stammi vicino. Gesù, non mi abbandonare. In effetti, vedete, questi due apostoli che avanzano questa richiesta assurda attraverso la madre, Gesù li chiamava all'umiltà, al servizio, loro volevano diventare re. Questi apostoli non capiscono una cosa che nemmeno noi capiamo molto spesso, e che cioè un posto di onore lo avevano già ricevuto, perché loro effettivamente erano già alla destra e alla sinistra di Gesù, perché loro effettivamente nell'essere diventati cristiani avevano già ricevuto il posto di rilevanza, avevano già ricevuto il trono, come me e come te, che abbiamo già ricevuto l'eredità del Regno dei Cieli. Non ci serve più niente, siamo già a posto, siamo già pieni dell'amore di Dio. E loro non credere in Dio, avere la fede, essere di Gesù, era già il posto migliore. Allora vedete, fratelli, Gesù ammonisce anche noi, cioè tra voi non sia così, siete già il centro di un amore onnipotente, sedete già sul trono del cuore di Cristo, siete già l'oggetto dell'amore privilegiato di Dio Padre, non vi serve più niente. Cosa deve nascere da questo? Fratelli, una grande volontà di rinascere, di rifiorire, e una grande volontà di mettersi al servizio. Vedete, quando tutto questo clamore, questa paura sarà finita, avremo bisogno ancora di più gli uni degli altri. Quando potremo di nuovo riabbracciarci, toccarci, parlarci da vicino, avremo veramente bisogno di uni degli altri. Allora questo Vangelo ci ammonisce un po' prima. Dice: ora che tutto questo finisce, non fate gli sciacalli, non tornate a litigare, non tornate a strapparvi i capelli per chi deve stare al primo posto, come spesso succede anche nelle nostre comunità parrocchiali, no? E che sofferenza adesso che nessuno più ha un posto. Ecco, nemmeno io, perché non sto al posto solito dove celebro la messa. Abbiamo perso il posto tutti quanti nella comunità. Ma quando tutto questo finirà, Gesù ci dice: tra voi non sia così. Ma chi è il primo si mette a servizio di tutti. Fratelli, riscopriamo l'amore vero. Non lasciamoci scappare questa opportunità. Stiamo salendo il Calvario insieme a Gesù. Tra poco sarà la Pasqua, e materialmente stiamo pure noi verso Gerusalemme insieme al nostro Signore. Non lasciamoci scappare questa opportunità di imparare l'amore. Io lo dico innanzitutto a me stesso. In questi giorni sto riflettendo, perché non voglio più essere mediocre. Non voglio morire da mediocre. Vorrei che questa situazione mi insegnasse ad amare veramente, a servirvi veramente con il cuore sincero. E così deve essere fra di voi. Chiediamo allora a Gesù che tutto questo si realizzi nel mio e nel vostro cuore. Amen.